Sono 568 i lavoratori dell'IAL, ente per l'orientamento e la formazione professionale, messi in cassa integrazione dal 27 gennaio scorso, ma che ancora non sanno se riusciranno a percepirla e non riescono nemmeno ad ottenere chiarimenti in materia. Come se non bastasse, i lavoratori non ricevono lo stipendio da quasi un anno, da aprile 2013, e devono ancora ricevere la mensilità a dicembre, la tredicesima del 2010. Questa mattina li abbiamo incontrati davanti la sede dell'ente, che per il momento non è operativa. Non sappiamo come andrà a finire, se ci pagheranno o no, se queste aspettanze che ci toccano saranno corrisposte o ci manderanno a casa, dicono i microfoni di Catania Pubblica. E continuano, sia il sindacato che l'ente temporeggiano e ancora non percepiamo nulla. Non sappiamo che fine farà l'ente. Ascoltiamo uno dei lavoratori. Vivete senza stipendi da parecchi mesi. Quali sono le difficoltà che dovete affrontare? E le situazioni e le difficoltà sono drammatiche, perché ognuno di noi non sa veramente più dove andare, cosa fare, perché è un dramma familiare. Noi siamo in questa situazione anomala, drammatica, e penso che così non possiamo più andare avanti. Cosa chiedete alla regione? Noi chiediamo alla regione chiarezza innanzitutto, perché vorremmo sapere il nostro futuro, visto e considerato che è da più di un anno che non sappiamo come è andata a finire con l'ente IAL, dove noi siamo dipendenti, e che non abbiamo risposte da nessun lato, sia il sindacato non lo so cosa succede, è in confusione, non capisce cosa dovrebbe risponderci. L'ente non dà risposta assolutamente, pur noi essendo suoi dipendenti, quindi in un certo senso anche colleghi, però non riceviamo nessuna notizia, sia riguardo gli stipendi, sia riguardo alla situazione attuale, sia anche per quanto riguarda questa cassa integrazione, che sembra che sia stata dichiarata dall'ente, però a tutt'oggi non si sa se verrà liquidata o verrà percepita dai lavoratori o meno. Quindi alla regione chiediamo questo, soprattutto chiarezza e onestà, onestamente, perché considerate che spesse volte sia la regione che l'ente hanno preso degli impegni ben precisi sia con i lavoratori che col sindacato, ma non sono mai stati rispettati. Le ultime novità dalla regione? Quando Prometeo è fatto tramite il CIAPE di Priolo, dove dovrebbero essere assunti 1.400 rotti lavoratori, quindi si presume tutti quelli che sono stati esclusi dai finanziamenti. Oggi, ripeto, dopo tre mesi ancora c'è tanta confusione, non si sa se parte e quando parte, e se noi ovviamente verremo inseriti, quindi anche se a tempo determinato, però sarebbe una boccata d'ossigeno per le famiglie soprattutto.